All'idroscalo di Milano, libero di bagnanti per via dell'inquinamento, in piena ebollizione le acque per la 30ª edizione del Gran Premio d'Italia di motonautica. I fuoribordo corsa da 250 centimetri cubi si contendono in una lunga serie di gare il campionato europeo. Ma non occorre molto tempo per intuire chi possa essere il vincitore. Luigi Dell'Orto si mostra in forma eccezionale. Anche se a turno i tedeschi Krag, Schwarzkopf e Komol gli portano attacchi pericolosi nelle varie manche, riuscendo anche a sopravanzarlo in qualche spunto. Così Dell'Orto, per essere ben sicuro del titolo, ha dovuto rinviare tutto a questa prova finale che ha ancora una volta dominato dall'alto della sua classe. All'arrivo un trionfo per Gigi Dell'Orto, con Krag irriducibile sulla sua scia. Ed ecco che l'urlo di motori spinti a tavoletta annuncia la partenza della gara più attesa, quella degli entrobordo da corsa 1300 centimetri cubi, i levrieri delle acque. Ci si attende lo scontro fra due irriducibili rivali, Guido Caini e Leopoldo Casanova, che ha vinto l'edizione dell'anno scorso e vorrebbe ripetersi. Tra i due si inserisce Erino Facchini, fresco vincitore del campionato mondiale dei 1500. Ma Facchini non potrà strappare che il giro più veloce a oltre 110 km di media. A contendersi il primato di virata in virata restano i due favoriti. E a spuntarla sarebbe Casanova se con un colpo di scena la giuria non lo squalificasse per una partenza anticipata di un soffio. Si sa, i Casanova sono impetuosi e a volte ne pagano le conseguenze. E Guido Caini, senza colpo ferire, passa dal secondo posto al primo, che è come salire a toccare il settimo cielo quando già uno se ne credeva escluso.